arrivederci. Ah, tra l'altro, porca miseria. Come va? Come va? Tutto ok, tutto ok. Ho dimenticato. Che? No, il Lucidus. No, perché so che tu sei maniaca. Ah, faccio io. No, faccio no, figura. Non mi permetto. L'uomo deve fare l'uomo. Cosa sono? Ma come? Hai diventato la nazionale? Dammi a me. No, perché lei è molto maniaca. Dai. Mi hanno detto, vero? Guarda. Veramente lo fai tu. Cioè, ragazzi, ci vuole un po' più di forza, però, mi devo abituare. Sei un po' mosso, mi devo abituare a tutto. Vedi, così, guarda. Sì. Bisogna imparare. Aspetta, già tutto. Che c'è, vado di qua perché. Brava, perché lo so, lei non sopporta. Ecco, no, ma a tutto proprio. A tutto, vabbè. Mara, dammi qua il Lucidus, dammi, vai a sederti, grazie, è perfetto. Mara Venier, vedi, guarda. Perché la RAI è come la casa. Perché io amo pulire. Lei ama pulire. Sì. La RAI è come... Che anno bellissimo, eh? Oggi a che ora la sveglia, Mara? Cinque, tutti i giorni. Ma ormai è una cosa pazzesca. Ma è un fatto proprio di età, ormai. Ma io le 6:30, eh? E tu che fai? E niente, mi alzo. Cosa faccio? Mi alzo. Vado a vedere. No, perché io pulisco. Ci telefoniamo, se vuoi. Io molto volentieri. Al mattino, io 6:30. Che fai? Ti leggi i giornali? Che fai? Giornali 6:30, li guardo online. Poi faccio dei rumori per svegliare qualcuno. Che tipo di rumori, Fabio? No, sbatto le porte. Mara, su, sbatto le porte. Dormi con tua moglie, tu? Penso di sì, nel senso che... No, nel senso che... Che vuol dire? No, ne ho memoria, direi di sì. No, perché ad esempio io dormo in una camera e mio marito in un'altra, non è detto. Questa cosa però un po'... perché russa o russi tu? No. No. Perché lui guarda la televisione tutta la notte. Sì. Anche molto alto, perché è un po' sordo. Sì. Ciao Nicola, sono tutti complimenti, stanno arrivando una valanga di complimenti. Sì. Allora lui guarda la televisione a volume altissimo. Sì. Ed estate, aria condizionata sparata. Sì. Io sono allergica all'aria condizionata. Sì. Dopo un po' di anni poi, sì, sai. Certo. Non so tu, da quanti anni sei sposato? Quest'anno 25. Allora... Tanti complimenti. E sto proprio secondo bene. Secondo me bisogna avere un minimo di autonomia, capito? Capisco cosa vuoi dire, capisco cosa vuoi dire, però tutto a posto. Nel senso che? Che sto bene, grazie, tu? No, perché l'altra volta ha detto, quando è venuta, che ci vorrebbe un bicchiere di vino rosso. Non so, questa sera forse non serve? No, non l'ho chiesto. Allora, perché... prego, il vino rosso per Mara, ce l'abbiamo. No, perché mi hanno detto questa di là nessuno beve. No. Per te? Perché ho mangiato in camerino. Oh, mamma mia, ma è tanto questo, eh. Ma grazie. Mi sa che ce n'è bisogno. Ecco, mi sa che ce n'è bisogno perché alla sarà vostra. Alla tua. Per al brindare pubblico. A Domenica Ina, al tuo successo, pubblico. Al pubblico, certo. Che ci vuole bene, che ci segue, questa è la cosa più importante. E alla mia Domenica Ina, tutto il gruppo di lavoro che ha faticato, ma però certo. Abbiamo avuto come risposta l'affetto del pubblico. Beh, io me lo bevo davvero, però, eh. Bevi. Ma è buono, che vino puoi permetterti tutto perché sei in una forma strepitosa. Sì, che vino è, scusa? Non so, non ho chiesto. Comunque non potrei dirlo perché sarebbe pubblicità. Dimmi tu, sei buono, è buono? Buono. Bene, sono contento, è tutto tuo. Bene, perfetto, stai tranquilla. E dicevo che sei in una forma strepitosa. Trovi? Sì, abbiamo visto anche su internet che sei molto dimagrita. No, ero dimagrita perché... Beh, insomma, guardiamo un po' questa immagine perché si vede che è dimagrita. Vai un po'. Sì. Sì, vai un po'. Tu adesso mi prendi in giro. No. Mi fai vedere una dove sono ciccionissima. No. Non mi permetti. Oh, dai, no, dai! No! Scusa, quando è così vuol dire che uno è dimagrito. Scusa. A tradimento, l'hai messo tu. No, sono dimagrita. Scusa, no. Ma sono dimagrita non per fatto estetico, perché alla mia età uno poi dice, ma sai, ognuno, insomma, si sta bene con quello che siamo. Secondo me a una certa età te ne sì, non ho capito cosa vuol dire questo discorso, però... No, che sono dimagrita perché ho dei problemi alla schiena. Mi dispiace. Sì, ho due vertebre spostate.
Ma è un... Non ti vorrei intristire. No, ma è un'ernia o una discopatia? No, non è ernia, si chiama spondilolistesi. Perché tu pulisci, ti arrampichi a pulire. Brava. I vetri, fai quelle cose, sì, che non devi fare. Sì, anche stamattina, sono arrivata ieri a Milano, io sì, sai cosa ho fatto stamattina dalle 5? Sì. Ho messo a posto case, sì, gli armadi, ho fatto il cambio di stagione. Non devi fare le pulizie. Ma a me piace tanto. È un problema. Anzi, se mi dai lo straccetto. No, non ti do nessuno straccetto. No, perché qua c'è ancora un po'. Senti, decima edizione, sì, di Domenica In. Sì, Rai 1. Rai 1. Sì, so, fai lo spot. Lo so. Io ho visto proprio la prima, quella di Corrado, il primo giorno della prima, io ero lì a guardarla. Penso. Rai 1, era solo Rai 1 forse allora, no, c'era 92, anche Rai 2. 92. No, parlo proprio della prima, quella di Corrado, la prima puntata. Ma va. E io me lo ricordo benissimo. Davvero, certo. Grande Corrado, l'ho amato tanto. Tantissimo. Tra l'altro, tu 10 edizioni, Pippo quante ne ha fatte? Ah, non lo so. Forse, ma sicuramente di più. Forse di più, no, lo dico, 13 ne fate. Lo dico perché siccome festeggia tra poco i suoi 60 anni di carriera, sì, su Rai 1, sì, su Rai 7 1. Giugno, volevo fargli un grande saluto. Ciao Pippo, un bacio grande. Un bacio e auguri a Pippo, sì. Beh, è andata bene questa edizione. È andata bene, sì. Beh, bene, sono bene. Molto soddisfatto. Ecco, quando una cosa va così bene, no? Ci sono due possibilità. Che mi spostano pure a me. No. No, poi non c'è più, cioè, non c'è più posto adesso. Adesso. Vabbè. Cioè, dove vuoi arrivare? Piacere generoso. No, che la domanda è, quando una cosa va così bene, uno può o replicarla oppure fare altro. Tu sì, certo, stai pensando se replicare o se fare altro o non stai ancora pensando? Ti ho fornito anche la risposta, se vuoi, capito? No. Puoi dire non sto ancora pensando e sei a posto. Il telefonino, scusa. Chi è? Un messaggino, no, l'ho dimenticato in tasca. Una papera, fai vedere. No, è una paperella, sì, chi è? Chi è? Lilli Gruber. Ma veramente? Ma Lilli, ciao! Ma ci sta guardando? Ma che scarpe meravigliose. Ma che siete scarpe messi d'accordo? Ma no, ma figurati. Che scarpe meravigliose. Ma siete messo d'accordo? No, ma è un momento meraviglioso. Che scarpe. Ciao Lilli! Ciao Lilli! No, ma che scarpe meravigliose hai stasera. Sei in grande forma, un bacio. Però cosa vorrà dire? Cosa vorrà dire? Che se lei guarda le scarpe vuol dire che la conversazione non era così brillante, perché cioè, però io adoro le scarpe. Sì. Per cui per me è un grande complimento, al di là della conversazione. Sì. Se lei ha notato le scarpe, Lilli sono bellissime. Poi ti dico di che marca, posso dirlo? No, assolutamente, no, non puoi assolutamente dirlo. Porca miseria. No, perché è di Venezia, allora. Ecco, non dirla. Allora. Salute a tutti! Salute! Dedichiamo queste immagini alla Domenica In di Mara Veniere e poi ci dice se ha pensato di rimanere o ha pensato di fare altro o ancora non ha pensato. Prego. Io sono ancora qua. Che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Bello rivederti sulle tue poltrone bianche, questa è veramente casa tua. Ma avete cambiato la poltrona. Poi piango, poi rido, poi non mi decido. Ma che devo fare? No, perché non mi ricordo. Sono un po' stanca, sono sveglia dalle 5 e mi ricordo. C'è un filmato? Dove sta il filmato de Amore? Che cosa lo avete imbarazzato? Io sono ancora qua. Sarei così tutto il giorno, lei. Io sono ancora qua. È facile essere tua amica. Io sono ancora qua. Io sono ancora qua. Io non riesco a dire più niente. Grazie a tutti, davvero. No, parlando
Parlando seriamente, mi emoziono sempre quando vedo un po', perché è stata un po' una rivincita che mi sono presa. Sì, stanno arrivando messaggi adesso, in continuazione. Sì, dai, da questo vi siete messi. Ma non Gabriella, mi sono già... Casa De Campo, è un'altra amica mia. Arturo Stocchetti che mi manda sempre il prosecco. Arturo, ho finito la scuola. No, ma ragazzi, ma non si può far così. Ma no, ma che è? No, ma stanno arrivando, ma ti sei messo d'accordo? Ma non mi sono messo d'accordo, ma ti pare, sei spento, non hai spento No, non lo, lo tengo acceso. Ma sì, lascialo acceso. Simona Ruffino. Va bene, va bene. Anche la giacca è strepitosa. È strepitosa, ragazzi, qui è... è vero, no. Sei elegantissima. Vabbè, no, stavo dicendo che è stato bello, è stato bello. Molto faticoso. No, vabbè. No, 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 lo suona, no, ma spegniamo. Chi è? Sconosciuto. No, ma vedi chi è? Pronto? No, ma non si può fare. Pronto? Sì, è in diretta. No. È in diretta su Rai 1. A chi vuole dedicare questa canzone? Non so, una volta si faceva così. Pronto? Chi parla? Anche la camicia è stupenda. Vabbè, ragazzi, ho capito. Ma qui non è che... qui arriva ma c'è una videochiamata, mi sto guardando. Ma cosa stai facendo? Ma non c'ho, non c'è, capisco che... Di la verità. Sei... Alessia Marcuzzi, Alessia. Alessia, anche tu ti ci metti. No, ma basta. Di ciao ad Alessia, scusa, di ciao. Alessia, siamo ciao. In diretta, ciao, dove accidenti sei? Ciao. Ciao Alessia. Ma spegnete questo telefono, che cosa state... Walter, non so chi sia. Ma chi è questo che mi... Senti, tu sei sicura che era il primo bicchiere... Faustino, questa... Faustino amore. Davide Maggio, pure Davide Maggio. Qui, avanti. Ciao Davide. Andiamo bene. Allora, vabbè. Senti, bada. No, ma è una vita, a me non chiama mai amore, nessuno. Un po' di allegria, ma sì. Perché prima ti ho visto, era ero io, però erano gli argomenti. Anche tu hai da stare poco allegra, sai. Se quelle cose lì si realizzano, però, vedi. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Niente. Vabbè, vediamo. Senti, Mara. Stefano, vero. Mara. Antonella Clerici ti saluta. Rai 1, Antonella Tanti Clerici. Cari abbracci, Antonellina. Tanti cari abbracci. Ma io sto qui da tre... Mara, Mara, io sono in Rai da 36 anni, Rai 3, Rai 2, Rai 1, mi manca ma Rai Yo-Yo, sì, dove sì. Peraltro ho avuto l'invito, quindi lusingatissimo, sì, e quindi una cosa non cambia. Vengo anch'io. No, però bisogna fare qualcosa, non si può fare... Allora, mandiamo la pubblicità, tu sono rispondi... Sono in diretta da Fabio Fazio. Ma non è vero, che per cioè, sarebbe Rai vero. 1. Per adesso pronto? È... Sì, sì, va bene, pubblicità, ciao. Just in the night, let's twist the line. Just in the night, let's twist the line. Durante la pubblicità ha chiamato un signore che si chiama Cerini e che lavorava in un'azienda di materiali infiammabili, peraltro, cosa vera, e abbiamo fatto ironia. Ha chiamato anche l'osteopata? No, no. Professore, chiedo scusa. No, non so, tu mi hai detto la scherza. Professore Grossi, quello che mi cura la speriamo che la spondilolistesi migliori. Migliori. Che vuol dire? credo sia un complimento per un professore. Anche Daniele, tuo marito, amore. Con chi è? Con chi è? Daniele, ti voglio bene, ci sentiamo da tanto, però ti voglio bene. Anche Jerry, il mio ex marito. Bene. Poi anche Piero. Sì. Poi c'è Marco di TV Blog, abbiamo nominato... Scusa, no, un po', scusa. Non rispondo. Ma a Domenica Inn ti chiamano tutti così o no? Beh no, così lo faccio qui da te perché è un programma molto easy. Ok, questo. Perfetto, perfetto. No, però vuol dire che ci vedono in tanti stasera, quindi bene, mi fa molto piacere. Eh sì! Scusa, non ci hai detto se rimani a Domenica Inn o no? Abbiamo salutato Marco di TV Blog. Sì, sì, abbiamo salutato Marco. Ciao Marco. No, scusa, rimani o no a Domenica? Anche Pasquale Mammaro, il manager di Orietta. E beh, di là però poteva venire qua. Volevo sapere... Anche Alberto Dandolo. Ragazzi, questa signora quest'anno ha avuto molti ospiti, come abbiamo visto. No, non rispondo. Però... molti ospiti importanti e molti uomini anche diciamo affascinanti ho visto, sì. Che hai avuto tu, diciamo che avevi una certa malizia, una certa... Ma secondo me a una certa età ti puoi permettere tutto. Vediamo. Tanto non io ti faccio vedere di una volta sola alcuni sguardi. Ma no, sì, te li faccio vedere davvero. Sì, sì, guarda, sta a vedere, per te. Sei il mio sogno proibito da quando sono ragazzino. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved.
che parla. I wanna be kissed by you. Amore della zia. Ma sei single? Alone I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Lei aveva i seni più piccoli, perché che dice, mi sembra di avere due sacchi di sabbia, sai quelli. Non piacevi di più con quegli occhialetti. Mara, chissà se torna domenica in o no, ti dicevo, ci hai pensato o no? Ma certo, ci sto pensando. Ci stai pensando? Ma sì. Certo cosa? Ma certo torni o ma certo ci stai pensando? No, ci stiamo pensando. Non hai ancora preso la decisione? No, stiamo, meno male che chiama. Sono da Fazio in diretta, chi è? Perché o non ci guarda nessuno o ci guardano tutti, questo è... Perché o chiamano tutti perché non sanno che è qua, oppure... No, ci stanno guardando. Guardando, meno male. Stanno guardando. Allora saluto tutte le compagnie telefoniche. Allora, dicevi no, che ci stai pensando. Ma certo che ci sto pensando, ci sta pensando anche la RAI ovviamente. Sì. Ma i tuoi pensieri in che direzione vanno? Non si può dire. Ma guarda, abbiamo finito da una settimana, perché? Adesso perché? Cerco di certo. Riposarmi un po', sono grata a tutto quello che è arrivato ed era assolutamente impensabile. Sai che sei un'ospite pazzesca tu. Oh, quando sto a ringraziare mi interrompo. Ma basta, sì, hai già ringraziato, ho capito. Se no, torna anche la settimana prossima. Dove? Qui. Ma non ci stai. È vero, hai ragione. Torna l'anno prossimo, alla domenica. Va bene. Dovunque sia, che ti importa. Va bene, io torno. Dai, ci divertiamo. Insomma, da qualche parte ma torniamo. Sì, torna, ci vediamo. Senti, volevo dirti una cosa. Tanti ospiti, so che hai incontrato anche il Papa Francesco. Sì. Gli hai detto che hai vinto il premio di catechismo quando eri piccolina? No, non ho avuto il tempo di dirglielo, perché è stata una cosa molto frettolosa, ma spero di poterlo rincontrare. Sì. Se è lui mi preoccupo. No. No, perché adesso c'è un limite, ecco, non è lui. Meno male. No, dico, hai vinto il premio a catechismo? Sì, però non ci credeva mamma. E quindi? E quindi non sono andata a ritirarlo perché ero un maschiaccio, avevo mamma, 6 anni. Mamma, non è possibile. Io quando sono tornata a casa da scuola ho detto, mamma, ho vinto il primo premio di catechismo, e lei ha detto, ma vai. E dopo è venuto Don Gino. Guardala lì, sì. Guardala. Mia prima comunione. Guardala lì. Andavo a scuola dalle Canossiane. Eh sì. Poi mi sono rovinata... No, scendo. Ma che ti sei divinata, dai, ti sei divertita un sacco. Bella questa foto. Bella, molto bella. Senti, a proposito di foto, tu ai tuoi ospiti sottoponi delle fotografie, fai scegliere, sì, portare 3 fotografie, noi ne abbiamo scelte 3 del cuore. Vogliamo vederle in sequenza tutte e 3? Mettiamole tutte insieme, facciamo vedere le foto che abbiamo. Una, questa qua, la prima, questa con tuo marito. Vabbè, questa è con mio marito. No, te lo dico, te lo stavo dicendo, perché siccome lui dorme nell'altra stanza, ti dicevo, questo è tuo marito, che è quello che dorme nell'altra stanza. Sì. Ecco chi è. Beh, lui. Beh, insomma, è bello. Guarda che bello che sia. È l'amore della vita. Guarda che bello. Poi l'altra foto. Sì, però spegni. Non è ecco, Nico. Guarda. Questa è una foto bellissima. Una foto bellissima perché è il compleanno del mio nipotino, del mio primo nipotino, quello piccolino. È una foto bella perché era un momento di grande felicità. Mia madre stava bene. Sì. Ed è una foto che rappresenta davvero un momento di grandissima felicità con i miei figli e Giulio, che adesso ha 16 anni. E poi invece l'altra c'è il piccolo Claudietto che compie 2 anni giovedì ed è, insomma, sono una grande gioia questi. Senti, complimenti. Ne abbiamo un'altra? Abbiamo l'ultima? Abbiamo l'ultima, per forza, guarda, per forza questo, la schiena. Questo capito? È mio marito che fa le foto a tradimento e mi fa... Tra l'altro sei spericolatissima perché, cioè, sul balcone, sei fuori appesa al davanzale. Sì, lì stavo pulendo questa tenda che mi tiri fuori di nuovo per pulire. No, ecco. No, nel frattempo, sai che qua non è niente un'ansia questa signora, la signora della domenica. Ecco. No, sono un po' maniaca, è sì, vero, non riesco, no. E c'è mio marito che mi fa le foto, senza, me ne accorgo, vedi questa... Sì. Vabbè, spericolatissimo. No.
Senti, tra l'altro volevo dirti una cosa, in queste edizioni di Domenica In hai scelto come look giacche da tailleur, giusto? Sì. E so che tu adori le paillette. Sì. No, allora io avevo pensato, dove sta tutto là? No, siccome l'estate vai al mare tu? Sì. Sì, allora ti ho preso un set per te di paillette. Oh, sì. Ti ho fatto fare per... Questo fa invidia anche a Lini Gruber. Allora, questo è un pareo di paillette. Bellissimo. Secondo me questo ti può piacere, l'ho scelto io personalmente. Sì. Le pinne di paillette. No! Le pinne di paillette, sì. Sì, ecco. Poi, questa è la borsa frigo per andare al mare, se vuoi andare... Perché lì? Ho lavorato tutta la settimana per fare... Ecco, la maschera col boccaglio di paillette. Ecco. Ma no. Ecco, questo per il nipotino. Ecco, sì. Ma io mi porto via tutto. È tutto tuo. Non pensare che poi lo lascio ecco. Qua. E infine il pezzo forte. Ecco. Ora, senza offesa, anzi è un complimento, abbiamo sottovalutato le misure di Mara, no. Però... Non scherzare. No, è un complimento. Mara. Allarga un po'. Allargo, ma... Mara, io allargo, però poi... Fortunata tu! Va bene! Mara Venier! Ci vediamo dopo perché rimani al... Aspetta! Rimango per il tavolo! Vuoi fare una cosa con me? Sì, siccome sì. Ti ho visto prima appunto molto con gli ospiti maschili, è brutto con la paperella, la signora della domenica, aspetta, te la tolgo, la metto qua. No, aspetta, tutto tuo, ti giuro che è tutto tuo, non ti tolgo niente. Adoro la paletta di paillette. È tutto tuo. Tutto mio, ma già me lo toglie. No, è tutto tuo, adesso te lo puoi... Ecco, vuoi aiutarmi a presentare tu il prossimo ospite? Vuoi lanciare il celebrativo? Sai come l'ho chiamato prima? No. Ho detto mentre con sì. I tuoi autori, ho detto quando entra Escobar? Molto bene. No, mi sono sbagliata, invece di Escobar è Soler. È uno degli artisti spagnoli più amati e seguiti in Italia. Ogni anno in questo periodo lancia le canzoni dell'estate. Abbraccio a lui bene. Dedichiamo queste immagini. Álvaro Soler. Ciao Mara, a dopo. A dopo. A tra poco.